Le membra che sembrano le più deboli sono anche le più necessarie. Da questa intuizione di Don Oreste nasce nel 1974 la comunità Papa Giovanni XXIII. Leghiamo la nostra vita a quella dei poveri e degli oppressi, stando con loro 24 ore su 24. Una vocazione perseguita senza limiti geografici lungo le terre e le periferie dei 5 continenti. Sono tante le realtà della comunità, più di 500 strutture d'accoglienza sparse in 33 paesi. Piccoli e grandi, normodotati e diversamente abili, trovano accoglienza nella casa famiglia, dove le relazioni che nascono creano l'ambiente terapeutico che ridona speranza alla vita. Non tutti possono essere accolti in casa famiglia. La casa di pronta accoglienza è rivolta a persone dalle problematiche più differenti, una realtà che si attiva immediatamente in caso di urgenza. Ci sono poveri che non vengono da noi, dobbiamo andare a cercarli. Alla Capanna, casa di accoglienza per i senza dimora, gli ultimi non trovano solo assistenza, ma la possibilità di cambiare e di riscattarsi dalla propria condizione di disagio sociale. Altre realtà di condivisione sono le case di preghiera, le case di fraternità e le case per giovani. Nelle comunità terapeutiche, educatori e accolti vivono insieme 24 ore al giorno. L'accoglienza di persone con disabilità fa parte del percorso terapeutico, poiché educa all'aiuto reciproco ed al rispetto. Ci sono realtà educative per disabili e cooperative lavorative per l'inserimento di soggetti svantaggiati, come ex carcerati, ex tossicodipendenti, gente di strada. In Italia la comunità è stata la prima a mobilitarsi per loro, cercando, accogliendo e creando delle case dove potessero recuperare la dignità negata. Crediamo in un carcere da reinventare, poiché l'uomo non è il suo errore. L'obiettivo è il vero recupero della persona ed il suo reinserimento in società. Operazione Colomba si propone di agevolare il dialogo e la riconciliazione tra le parti, vivendo insieme a chi subisce la violenza del conflitto. L'attività missionaria si traduce in progetti e azioni per eliminare le cause delle ingiustizie e non chiudere gli occhi di fronte a povertà e oppressione. Nel 2006 la comunità è stata accreditata presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. La presenza all'ONU rappresenta un'opportunità per denunciare le violazioni dei diritti umani di cui la comunità è testimone nei paesi in cui opera.
La comunità è una grande famiglia in cui chi viene accolto e amato si sente protagonista. Non vogliamo lasciare soffrire più nessuno da solo. Siamo con gli ultimi sulle strade del mondo.